Come funzionano il Turbo e la MGUH della Formula 1? Questo è il secondo di una serie di 6 video sulla Power Unit di Formula 1. Se avete già visto il primo, bene, se non l'avete visto recuperatelo, altrimenti rischiate di non capire qualcosa. Vi ho comunque linkato qui sotto la playlist. Prima di vedere la magia del turbo di una Formula 1, dobbiamo capire che cos'è e come funziona il turbo compressore di un'auto. Dal nome si capisce che ci sono due componenti. Il turbo, o meglio la turbina, e il compressore. E qual è il più importante di questi due? Nessuno, nel senso che entrambi sono fondamentali. Partiamo quindi dal compressore. Come sappiamo, il nostro motore ha bisogno di aria per bruciare. E più aria entra dentro, più possiamo bruciare benzina, più questo motore sarà potente. Vi ricordate a proposito la fine dello scorso video dove vi ho parlato del sistema VIS di Honda, Variable Intake System, quello che variava la lunghezza dei condotti di aspirazione per ottimizzare l'ingresso dell'aria dentro il motore? Ecco, quello era un sistema che ottimizzava l'ingresso dell'aria. Ma se noi volessimo far entrare più aria, cioè proprio spingerne ancora di più dentro, come possiamo fare? Un modo è semplice e consiste nel comprimere quest'aria. Cioè, se noi quest'aria la comprimiamo, ne possiamo fare entrare di più dentro il cilindro. Vi faccio un esempio disegnato per capire il concetto. Immaginate di avere un cubo, ok? Quel cubo è il nostro motore. In condizioni normali immaginiamo che dentro questo cubo ci stiano 4 cubetti d'aria. Ognuno di questo cubetto d'aria permette di bruciare una goccia di carburante. È un esempio, mi raccomando, la realtà è un po' più complessa. Ora, immaginate di prendere ogni singolo cubetto d'aria e di schiacciarlo per farlo diventare più piccolo. A questo punto dentro quel motore ci entrano 9 cubetti d'aria, non più 4. E quindi saremo in grado di bruciare 9 gocce di benzina e ottenere quindi molta più potenza. Questo è il concetto generale per capire molto alla lontana qual è l'obiettivo del compressore, cioè quello di comprimere l'aria per farne entrare di più dentro il motore. Ma come sono fatti questi compressori? Sono fatti così. E se li guardiamo ricordano, avete presente le girandole, quelle dei bambini, no? Quelle che soffi e la girandola gira? Ecco, il compressore funziona al contrario, cioè non sei tu che soffiandolo lo fai girare, ma è lui che girando muove l'aria e la comprime. Avere un compressore quindi ci evita il dover aggiungere dei cilindri se vogliamo che quel motore sia più potente. Cioè se abbiamo un 4 cilindri che eroga una certa potenza, anziché aggiungere 2 cilindri per avere più potenza, aggiungiamo un compressore. E proprio per darvi un'idea e fare un esempio pratico, se togliamo la parte di motori elettrici che vedremo poi nei prossimi video, un motore di Formula 1, solo il motore a combustione interna, sviluppa 830 cavalli con 6 cilindri. I vecchi motori invece, nonostante avessero 8 cilindri, quindi più cilindri, erogavano meno potenza, cioè solo 740 cavalli. Questo perché? Perché non avevano il turbocompressore. Ok, quindi il compressore comprime l'aria per buttarne di più dentro il motore. C'è però un problema, che quando comprimi un gas questo si scalda. Scaldandosi che cosa succede? Succede che diventa meno densa. Quindi noi la stavamo comprimendo per farla diventare più densa, ma questa si scalda e diventa meno densa, cioè in parte sta annullando tutto quel lavoro che stiamo facendo per comprimerla. Per rendere il tutto più efficiente bisognerebbe raffreddare quell'aria che abbiamo appena compresso. Proprio per questo nelle auto esiste un radiatore dedicato che si chiama intercooler, che serve proprio per raffreddare quest'aria che noi stiamo comprimendo. Pensate un po', vi do una chicca assurda, che negli anni 80 i motori da qualifica, non è un errore, ho detto veramente i motori da qualifica, sì, perché negli anni 80 si usavano dei motori solo per la qualifica. Li bombardavano da far paura, anche se esplodevano dopo 2 giri, chi se ne frega, tanto li usavi solo per la qualifica, ve lo giuro. Dicevo, negli anni 80 il motore da qualifica della BMW erogava 1400 cavalli con solo 4 cilindri. Questo perché aveva un compressore gigantesco, smisurato, che era in grado di comprimere tantissimo l'aria. Ovviamente quel motore durava giusto qualche chilometro prima che esplodesse. E in realtà anche il compressore faticava. Ma in realtà non è che faticasse solo lui, perché soprattutto faticava la turbina. Eh già, la turbina. Abbiamo capito a che cosa serve il compressore, ma non abbiamo ancora visto la turbina. Come abbiamo detto, questo compressore non gira da solo, cioè non è che l'energia si crea dal nulla. Ha bisogno di qualcuno che lo faccia girare, che gli dia quella rotazione che gli serve per comprimere l'aria. Da dove prende questa energia? Chi è che fa girare il compressore? Esistono due tipi di compressore, oggi entrambi utilizzati nelle auto in commercio. Un primo tipo è il compressore volumetrico. Questo compressore è collegato direttamente all'albero motore.
avete presente, no? Proprio quell'albero che viene mosso dai pistoni, che poi a sua volta fa muovere tutti gli ingranaggi, che alla fine fa muovere le ruote? Lui. In pratica la rotazione dell'albero motore alimenta il compressore, quindi l'albero fa girare anche il compressore. E pensate che negli anni 30, quando la Formula 1 non si chiamava ancora così, però era la progenitrice della Formula 1, ecco, le auto union di quei gran premi, auto union è quella che oggi è diventata Audi, utilizzavano già il compressore volumetrico. C'è però un problema, cioè che il compressore volumetrico toglie un po' di potenza dal motore. Perché se l'albero motore deve lavorare anche per far girare il compressore volumetrico, un po' di quella potenza viene sprecata per alimentare il compressore volumetrico. Cioè, te stai mettendo un dispositivo che serve per dare più potenza al motore, ma quel dispositivo ti sta ciucciando potenza al motore. Alla fine ottieni più potenza. Però, in Formula 1, oggi dove ogni singolo cavallo conta, possiamo permetterci di sprecare potenza? Ovviamente no. Per questo motivo viene utilizzato il turbocompressore, che è il secondo tipo di compressore che adesso vediamo. Nel turbocompressore c'è, come dicevo prima, la turbina. Ora, vi ricordate quella girandola dei bambini, quella che se soffi gira? Ora, se te prendi quella girandola, ci soffi e la fai girare, e a quella girandola colleghi un'altra girandola, che sarebbe il nostro compressore, tu ottieni che soffiando contro la prima girandola alimenti la seconda girandola che fa ruolo di compressore. Figata! Abbiamo appena capito a cosa serve la turbina. La turbina è quell'altra girandola alla quale tu soffi e lei poi fa girare il compressore. Ok, la domanda è: chi è che soffia nel nostro motore? E qui arriva la magia. Nel nostro motore abbiamo un soffio gratis molto potente, che sono i gas di scarico. Vi ricordate, il nostro motore brucia aria e benzina e poi butta fuori dei gas di scarico, che tra l'altro sono caldissimi, quindi pieni di energia. E quella è energia che noi butteremmo via, perché sono gas di scarico. Quindi i gas di scarico fanno girare la turbina, la quale fa girare il compressore, che comprime l'aria, che viene buttata dentro il motore per avere più potenza. Quindi la nostra turbina non toglie potenza al motore. E allora uno potrebbe dire: ma perché cacchio si usa il compressore volumetrico ancora oggi se la turbina non toglie potenza al motore, no? Cioè, usiamo tutti la turbina. In realtà non è tutto rose e fiori, nel senso che la turbina è un componente delicato che deve lavorare a temperature altissime, intorno ai 900 gradi Celsius, ed è quindi costruito con dei componenti raffinati e molto costosi. Inoltre ha un altro problema, che è quello del turbo lag, che tra poco vi spiego. Per fare un piccolo riassunto possiamo riassumere le differenze in questa tabella. Compressore volumetrico, vantaggi: più semplice e meno costoso, non ha il turbo lag. Svantaggi: toglie un pochino di potenza al motore. Turbocompressore, vantaggi: non toglie potenza al motore. Svantaggi: è più delicato, più costoso e ha il turbo lag. Piccolo spoiler: nel sesto video di questa serie parleremo di come e quando è arrivato il turbocompressore in Formula 1, del perché a un certo punto l'hanno tolto e altre piccole chicche. Bene, vi ho spiegato quanto è bello il turbo, come aumenta la potenza, quanto recupera dell'energia che andrebbe sprecata, ma non è tutto rose e fiori, nel senso che ci sono dei problemi. E il primo che analizzeremo è il turbo lag, cioè il ritardo nella risposta del compressore. Questo fenomeno accade per il seguente motivo, cioè quando noi alziamo il piede dal gas e quindi non spingiamo più, il motore smette di spingere e quindi smette di far girare la turbina, la quale inizia a rallentare. E le turbine ruotano veramente veloce, si parla di 100.000 giri al minuto. Ok, e che cosa succede quando noi ricominciamo ad accelerare? Succede che il motore ricomincia a spingere, ricomincia a far girare la turbina, ma la turbina per raggiungere nuovamente quei giri ci mette un po' di tempo. Ci mette anche un po' di tempo il compressore a ricominciare a comprimere l'aria, e quindi quella potenza in più che ci dà il turbocompressore arriva dopo un po'. Cioè, da quando acceleriamo a quando abbiamo la massima potenza passa un intervallo di tempo, quello si chiama turbo lag. Capite che in una guida in pista in cui i decimi di secondo sono tutto, fanno la differenza tra vincere o perdere un mondiale, non ci si può permettere una cosa del genere. E adesso vedremo come lo risolvono in Formula 1. L'altro problema invece del turbocompressore, che se proprio vogliamo chiamarlo problema, è che non si riesce a recuperare proprio tutta l'energia dei gas di scarico. Nelle auto normali non è un problema, tanto è energia che avremmo buttato, chi se ne frega. In Formula 1 invece ogni goccia di energia che puoi recuperare ti può servire per vincere. Perché il turbocompressore non riesce a recuperare tutta l'energia dei gas di scarico? Perché guardate cosa succede. I gas di scarico azionano la turbina, che inizia a girare. Questa fa girare il compressore, che manda dentro più aria.
quindi dà più potenza, quindi il motore spinge di più, quindi crea più gas di scarico, questi gas di scarico fanno girare ancora più veloce la turbina, che fa girare ancora di più il compressore, che butta sempre dentro più aria. Capite che inneschiamo un circolo al quale, se non poniamo un limite, prima o poi la turbina esplode. Quindi come si fa a non far esplodere la turbina? Quando la turbina arriva a girare al suo limite, c'è una valvola che si apre e fa uscire questi gas di scarico. Questa valvola si chiama wastegate. Ancora oggi esiste in Formula 1 e sentite che godimento il rumore che fa. Ah, minchia! Io lo voglio sentire tutta la vita. Bene, siamo in Formula 1. Abbiamo detto che dobbiamo tirare fuori il massimo da tutto e abbiamo due problemi che dobbiamo risolvere. Ed è qui che entra in gioco il primo dei due motori elettrici, cioè la MGUH. Questo motore è collegato alla turbina e al compressore e serve proprio per risolvere questi due problemi che vi ho appena detto. E qui arriva la magia. La sua prima funzione è quella di eliminare il turbo lag. E sapete come fa? Molto semplicemente, quando la turbina ha rallentato, perché noi non stiamo accelerando, e non ha ancora iniziato a girare abbastanza veloce, l'MGUH, che ha tutti gli effetti un motore elettrico, prende elettricità dalla batteria e fa girare lui il compressore, in attesa che la turbina ricominci a girare. Così facendo, elimina il turbo lag. In pratica, tu acceleri, la turbina non è pronta, arriva l'MGUH che dice, ci penso io, faccio girare io per un po' il compressore finché la turbina non si risveglia e non ricomincia a girare pure lei. Quindi abbiamo risolto il primo problema. La seconda funzione dell'MGUH entra in gioco invece quando noi dovremmo aprire la valvola wastegate. Perché abbiamo detto che quando quella valvola si apre, quei gas sfiatano e quindi noi stiamo sprecando energia. Bene, al posto di aprire quella valvola e sprecare quei gas, l'MGUH fa da freno alla turbina e la rallenta per evitare che salga troppo su di giri. In questo frangente l'MGUH si comporta come la dinamo di una bicicletta. Avete presente? Quella cosa che se fai girare produce elettricità. Bene, nel frenare la turbina, l'MGUH produce elettricità e ricarica la nostra batteria. Cioè, non so se avete capito. Grazie all'MGUH, il turbocompressore non ha più problemi. E, però, aspetta. Ma abbiamo prima sentito in Formula 1 che la valvola wastegate c'è. Perché c'è, se tanto abbiamo detto che con l'MGUH non serve più quella valvola? In realtà quella valvola serve ancora e il motivo lo capirete nel quinto video di questa serie. Che se non vedete ancora nella playlist è perché dobbiamo ancora pubblicarla. Ok, ma non è finita qua, perché in Formula 1 il livello tecnico è davvero qualcosa di spaventoso e a questo punto entra in gioco lo split turbo. Allora, la situazione inizia a farsi complicata perché abbiamo tre componenti. Abbiamo il compressore che comprime l'aria per sovralimentare il motore. Abbiamo la turbina che fa girare il compressore e abbiamo l'MGUH che fa girare il compressore quando la turbina sta ancora dormendo o che frena la turbina quando sta esagerando per generare elettricità. Tutti questi tre componenti sono collegati tra loro e quindi devono stare vicini. E il punto è che nella Formula 1 lo spazio è ristrettissimo. Quindi, dove li mettiamo? Ci sono tre opzioni. Opzione classica. La turbina e il compressore sono l'uno vicino all'altro, aderenti, fuori dalla V del motore, dal lato cambio, come vedete in questo disegno. Questa diciamo che è la disposizione classica di tante auto sportive, come la Formula 2, per esempio. E l'MGUH viene messa proprio in mezzo alla V dei cilindri, il che risparmia sicuramente spazio ed è anche l'unica soluzione sensata, dato che dall'altro lato c'è lo scarico della turbina. C'è poi l'opzione split turbo, e questa è la genialata della Mercedes. E forse è la singola caratteristica più importante della power unit che ha dominato l'era ibrida, se ci pensate. Nel 2014 gli ingegneri Mercedes si sono inventati di mettere la turbina fuori dalla V del motore dal lato del cambio, l'MGUH dentro la V del motore e il compressore fuori dalla V del motore ma dal lato opposto rispetto alla turbina, cioè dove c'è il pilota. In pratica hanno preso il turbocompressore e l'hanno diviso in due. Questa scelta è geniale perché ti permette di avere un compressore lontano dal calore della turbina e che quindi può lavorare meglio. Inoltre diventa molto più semplice e ordinato e compatto tutto il packaging dei condotti dell'aria. E non solo, hai anche tutto lo spazio di scegliere quanto vuoi farli grandi turbina e compressore senza vincoli. Ovviamente non è tutto rose e fiori perché sennò lo farebbero tutti. Perché la cosa difficile da realizzare è i collegamenti tra i vari componenti perché essendo più lontani, rende tutto più difficile e soprattutto è difficile avere un sistema affidabile. E c'è infine la terza opzione, l'opzione size zero,
che è un'opzione un po' strana. Abbiamo la turbina nella solita posizione, cioè fuori dalla V dei cilindri, ma abbiamo l'MGUH e il compressore entrambi dentro la V del motore. È chiamata così perché rende tutto molto compatto, no? Lo immaginate, mettiamo tutto lì dentro. E fu usata solamente da Honda nel 2015-2016. Qualcuno però sostiene che la stia utilizzando anche Ferrari sul motore di quest'anno. E tra poco ci arriviamo. Qual è il difetto di questa opzione? Il difetto è che mettere il compressore dentro la V dei cilindri ti obbliga a realizzarlo più piccolo, perché lì dentro c'è davvero poco spazio. E questo che cosa comporta? Comporta che in piste dove l'aria è molto meno densa, come ad esempio Città del Messico che sta a 2200 metri d'altezza, questo compressore debba lavorare molto di più per comprimere l'aria. E se lavora troppo rischia di rompersi. E vi ricordate che nel post GP del Messico vi avevo detto che la Ferrari sembrerebbe che abbia il compressore più piccolo degli altri? E voi mi avete chiesto, cioè? Ecco spiegato. Più che altro mi avete chiesto, ma perché si dovrebbe scegliere una cosa del genere? Innanzitutto per un motivo di spazio, cioè lo dice il nome stesso, size zero, dimensione zero, risparmi spazio. Ma l'altro vantaggio è che un compressore più piccolo è molto più agile, quindi accelera più velocemente, ma soprattutto ha bisogno di meno energia elettrica dall'MGUH per poter funzionare. Il risultato è che fuori dalle curve ha una risposta più pronta. Insomma, come in tutte le scelte progettuali, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, quindi bisogna per forza sempre scegliere dei compromessi. Tra l'altro in questa tabella interessante potete vedere tutte le architetture scelte dai motori negli ultimi anni. Vi ricordo che in Formula 1 i costruttori di motori sono 4. Renault, Mercedes e Honda hanno tutte lo split turbo, con Ferrari che non si sa con certezza, ma ci sono molte voci che sostengono che abbia l'opzione size zero. Bene, questo era tutto sul turbocompressore della Formula 1. Vi è piaciuto il video? Fatemelo sapere nei commenti, mettete un like e state pronti perché il prossimo video sarà su MGUH e MGUK.